Sì, un gol sotto la curva è una. Comunque è stato anche un momento che io aspettavo da molto, fare un gol sotto la curva, ed è stato emozionante, insomma, fare il gol sotto la curva è stata una bella cosa. Sì, il meglio deve ancora venire sicuramente. Mi fa piacere, sono contento che comunque partita dopo partita sto crescendo fisicamente, e questo mi aiuta molto, molto sulle prestazioni, insomma. Sì, io, insomma, come dice il mister, che posso ancora crescere di più, io direi che devo ancora crescere. Devo ancora dare di più, perché sento che posso dare di più, sento che comunque posso sempre fare di più, insomma. Sì, per quelle che dici che sia pian piano, diciamo che stiamo entrando nei meccanismi del mister, insomma, perciò davanti ci stiamo trovando meglio, ci sta miglioramenti, siamo più decisi. Sull'ultimo passaggio siamo più decisivi, in poche parole, ciò che ci mancava lì davanti, insomma. No, comunque questa cosa qui, il gol degli attaccanti, le prestazioni positive, tutti noi ce l'aspettavamo, perché comunque stiamo sempre lavorando bene, solo che adesso siamo più decisivi negli ultimi metri rispetto a prima. È solo cambiato questo, però noi sapevamo che prima o poi i gol dovevano arrivare, prima o poi il meglio doveva arrivare. Quindi mo pian piano stiamo migliorando, e siamo più cattivi sotto porta, e siamo più decisi negli ultimi passaggi, c'è più scelta giusta, insomma. Con una formazione spec, quindi che va cambiata. Come tutte le altre, perché qua non ci sta una partita facile, no, cioè non ci sta una partita facile, quindi è difficile come le altre partite. Di sicuro nessuno ti regala niente, nessuna squadra, quindi dobbiamo arrivare lì, insomma, con la convinzione che comunque non sarà una partita facile, dobbiamo tirare fuori i 3 punti.